Assessore Garavaglia, lei in Regione Lombardia è l'assessore all'economia oltre che alla crescita e semplificazione. Si sta componendo la squadra del governo Renzi, però c'è difficoltà a trovare un candidato proprio per il Dicastero dell'economia. Come mai, secondo lei? Perché hanno esaurito quelli buoni per Bruxelles, cioè quelli che vengono da Banca Italia. Non avendo più personale che viene da lì, diventa difficile per il Presidente della Repubblica trovare qualcuno che vada bene. Dico Presidente della Repubblica non a caso, perché al di là di quello che si dice, il placet poi sull'economia, cioè su chi tratta poi con Bruxelles, deve passare dal Quirinale. A proposito di Bruxelles, ieri sono intervenuti anche per esempio il commissario Olli Rehn, il presidente del Parlamento Schulz. Insomma, l'invito a Renzi è quello di non sforare il patto di stabilità perché si sostiene che il debito italiano sia ormai troppo alto e quindi si perde in competitività. Questo è paradossale. L'effetto della cura dal 2011 in poi ha fatto sì che, mentre prima eravamo nella fascia buona, cioè insieme alla Germania, alla Finlandia, insieme agli stati migliori da questo punto di vista, dal punto di vista della tenuta del sistema, cioè del deficit, ma anche del debito in rapporto al patrimonio, adesso siamo in serie B, se non quasi in retrocessione verso la serie C, insieme ai paesi peggiori. E quindi è paradossale che ci si dica di continuare in questo modo. Probabilmente, anzi, tolto probabilmente, in generale va bene così per Bruxelles. Ma perché? Avendo una moneta unica, noi non possiamo svalutare. E allora che cosa ci hanno imposto come medicina? Ci hanno imposto la svalutazione reale. Cioè non puoi svalutare l'euro perché tutti abbiamo l'euro, ti riduco il numero di euro che hai in saccoccia, che è come svalutare. Questo però ha degli impatti fortissimi dal punto di vista sociale, vedi la voce disoccupazione che è passata dall'8 al 13%. Voce disoccupazione che fa un po' anche il paio con quello che sta accadendo in queste ore a Roma, la manifestazione della rete Imprese Italia, che dice una manifestazione non solo di protesta ma anche di proposta, però di disperazione perché molte imprese hanno chiuso. Quindi come si può andare incontro a queste categorie? E qui purtroppo siamo alle solite. Oggi chi va bene? Va bene solo l'azienda, medio, piccola, grande che sia, che esporta, che è sul mercato mondiale. I nostri artigiani, per definizione, e anche i piccoli commercianti, vivono di domanda interna. Nel momento in cui le manovre recessive, di Monti, di Letta e di Renzi, che arriva, sono tutte rivolte al rispetto delle regole europee, quindi a deprimere la domanda interna, insomma, se diminuiamo il numero di euro in tasca ai cittadini perché dobbiamo fare una svalutazione reale, perché non possiamo fare una svalutazione monetaria, la conseguenza è che con meno euro in tasca la gente compra meno e ne fanno le spese gli artigiani, i commercianti. Quindi è un cane che si morde la coda. Dobbiamo cambiare le regole europee. Salvini la dice in maniera brutale, usciamo dall'euro. Anche senza uscire dall'euro bisogna però cambiare le regole, così com'è andiamo a schiantarci contro un muro. In proposito, nei giorni scorsi il ministro dell'economia uscente Saccomanni ha detto si può rivedere e modificare il fiscal compact, però per ora nessun paese l'ha richiesto e comunque in Italia è in Costituzione. Come si fa? Il fiscal compact non è in Costituzione. Il fiscal compact è un trattato bilaterale. E quindi basterebbe rivedere i trattati. Per farlo serve un governo che abbia insomma, la forza per farlo. Non mi pare che questa sia l'intenzione anche di Renzi. Mi pare Renzi più interessato alle nomine delle grandi società Eni, Enel e quant'altro. Trattare con l'Europa in maniera brutale vuol dire andare a litigare. Non mi pare che questa sia l'intenzione, anzi. Sotto sotto tra Renzi e il Quirinale c'è l'accordo di tenere le cose come stanno. Per quello che il ministro dell'Economia deve essere garante del tenere le cose come stanno. Sforare il 3% aumenterebbe il deficit, secondo lei? Sforare il 3% vuol dire per definizione aumentare il deficit. Però ricordiamo due cose. La Spagna ha sforato, è andata al 5% e si sta riprendendo. La Spagna ha il pareggio di bilancio nel 2018. Noi rispettiamo il 3 e abbiamo il pareggio nel 2016, mi pare che siamo i più fessi. Oltretutto noi in Costituzione, e questo purtroppo si studia poco, in Costituzione abbiamo scritto nel nuovo articolo 81
che le regole possono essere sforate, la regola del debito può essere sforata in situazioni eccezionali, in particolare a seguito di una crisi economica prolungata. Ora, che questa non sia una situazione eccezionale, è fuori di dubbio che siamo in una situazione eccezionale, quindi basterebbe rispettare le regole esistenti, far presente a Bruxelles che siamo di fronte a una crisi prolungata e quindi dire: non rompeteci le scatole, noi rispettiamo le regole che ci dicono adesso possiamo derogare ed erogare. In conclusione, magari se non vuole fare nomi, però che profilo dovrebbe avere secondo lei il Ministro dell'Economia in questo momento? Un profilo politico. Magari un amministratore, un presidente di regione piuttosto che un sindaco che sa come sono stati massacrati gli enti locali da un lato col patto di stupidità, le aziende dall'altro con una pressione fiscale abnorme. Un politico capirebbe subito che queste regole vanno riviste. Un politico con un profilo tecnico sarebbe a metà, un tecnico non farebbe nulla.